Io l'ho sempre detto, secondo me ci deve essere una comunicazione istituzionale che non c'è mai stata, perché se oggi ci sono questi toni, prima ci sono stati i toni di Luigi De Magistris contro il presidente De Luca, in particolare negli anni scorsi, e io credo onestamente che non sia stato di nessun aiuto. Peraltro le accuse che oggi riceve lui le faceva a Matteo Renzi quando era Presidente del Consiglio, dicendo che doveva derenzizzare la città, ti devi cacare sotto. Cioè, voglio dire che lo stile ovviamente ognuno se lo chiama. Per quanto mi riguarda, questa rappresentazione vittimistica non mi convince. Per altro verso, io penso che da un lato c'è De Luca che effettivamente sta affrontando con gli strumenti che sono a disposizione della Regione una situazione gravissima e governa un sistema sanitario che è uscito da pochi mesi dal commissariamento. E dall'altro lato c'è chi ha sostanzialmente, facendo soprattutto opinione, lasciato la città in una situazione disastrosa. Questa è la verità che è sotto gli occhi di tutti, al punto tale che la città è sostanzialmente fallita, anche dal punto di vista del bilancio, che non riesce ovviamente a approvare il sindaco di Napoli.